Amici di Endurista Magazine, buongiorno. Oggi siamo a Imola, siamo ospiti dell'officina mobile di Tiziano Monti, che ci ospita per parlare di un prodotto che vi abbiamo illustrato sul numero 59. Sono infatti con Alex di Renox, buongiorno. Buongiorno. Per parlare del Power Sport. Sì. Di che si tratta? È un liquido senza acqua che va aggiunto a qualunque tipo di motore per cercare di controllare le temperature, non fa bollire, non fa buttare fuori l'acqua quando i motori lavorano al massimo, protegge dalla corrosione e anche dalla cavitazione che può succedere invece con prodotti a base acqua. E oggi seguiremo un tutorial per capire come va inserito sulla moto. Sì. E qual è il suo utilizzo. Prima fase da eseguire. Sì. Qui c'è il prep. Di cosa si tratta? Questo è un fluido preparatorio che si usa prima di cambiare il liquido o fare la conversione con Evans. Il prodotto è un prodotto a base di glicole lo stesso, allora non ha nessun problema nel motore, non crea nessun problema. È usato solo per assorbire l'eventuale residuo di acqua antigelo che ci sono, che possono rimanere dal liquido vecchio. Quindi cosa facciamo? Andiamo a scaricare quello che è il liquido contenuto. Sì. Nel radiatore. Esattamente. E poi andiamo ad inserire questo. Inserire questo puro, la quantità, se c'è un litro, mettiamo un litro di questo. Chiudiamo tutti i tubi, accendiamo il motore per 5 minuti proprio d'orologio, così circola bene e garantiamo che assorbe tutta l'acqua. Poi andiamo a riscaricare. Alex, una domanda: ma io sono obbligato a utilizzare il prep o no? Obbligato no, è consigliabile, perché Evans Prep Fluid contiene un detergente, poi garantisce l'assorbimento di tutta l'acqua che può rimanere nel circuito. Se non si usa Evans Prep Fluid, è sufficiente soffiare dall'alto in basso, dal tappo del radiatore, per cercare di eliminare il più possibile il liquido residuo. Quindi con un compressore sparo l'aria dentro e sì, cerco di eliminare tutte le particelle d'acqua. Comunque il Power Sport dell'Evans tollera dal 3 al 5% d'acqua residuo nel circuito, non c'è nessun problema, se rimane un pochettino. Noi vogliamo garantire il più possibile, ma non è un problema. Ok, liquido scaricato, circuito di raffreddamento ripulito dall'acqua. Sì. E adesso Power Sport. Esattamente, andiamo a riempire col Power Sport la stessa quantità che c'era prima. Okay. Con acqua, però non mettiamo l'acqua, lo usiamo puro. Quindi il liquido che troviamo dentro il contenitore va usato così puro, com'è. Puro, 100%, non diluito. Olè, moto scaldata, quanti gradi siamo? 58, 60 circa gradi. Ok, quindi se con un liquido normale, se aprissimo il radiatore, ci dovrebbe essere un po' di pressione. Pressione, vai. Dovuto all'acqua. Essendo un prodotto senza acqua, dobbiamo abbassare o eliminare completamente la pressione. Vai, a te l'onore. Proviamo, sono calmo però sempre. Ok, zero pressione. Zero pressione. Perfetto. Quindi i vantaggi dell'utilizzo di questo Power Sport di Evans? La maggior parte è questo qui, che non va in pressione, così potete correre ancora di più, divertirvi quindi di più. Il motore viene sollecitato di meno. Sì. Rende di più. Esattamente, rende di più e sopporta più calore. Poi, non avendo vapore nel circuito, non caviterebbe mai la pompa. Allora anche l'usura della pompa o gli organi interni non soffrono. Poi, eliminando l'acqua, eliminiamo anche la possibilità di predetonazioni. Allora potete in teoria spingere il motore di più, visto che voi fate le gare. Sì. Vi piace divertire. Noi siamo degli amatori, quindi. Però usato dai professionisti è ottimo anche per voi. So che anche un sacco di team sì, ufficiali usano. Ufficiali. Specialmente motocross, enduro, anche trial. Abbiamo un elenco di tante case madre che lo usano già. Allora, l'invito è andare a visitare il sito che è Renox.com. Lì troviamo tutte le informazioni tecniche, l'elenco di tutti i piloti ufficiali che lo usano. Tanti lo usano, ma non si può dire. Esattamente. Alex, grazie mille per questo tutorial. Sono grazie sicuro che servirà tantissimi a chiarirsi le idee su quello che è l'utilizzo del Power Sport, ma soprattutto a come alle manovre da fare per inserirlo sulla moto. Hai fatto un ottimo lavoro. No, vabbè, il lavoro l'avete fatto voi con questo prodotto. Ultima cosa, aggiungere questo adesivetto, perché bisogna ricordarsi di non aggiungere mai acqua, anche perché non ce ne sarà bisogno. E le metti così, proprio fatto apposta. Così. Adesso puoi correre. Grazie. Vai. Grazie.